Eccomi qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Chiudiamo il disclaimer e partiamo. Allora, chiuditi. No, non parto. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, cosa sta succedendo a questo euro-dollaro? Oppure ancora possiamo andare a vedere che cosa sta succedendo sull'euro-CAD? Ecco, qui praticamente abbiamo... perché non mi si apre come vuoi? Ecco qua. Quindi praticamente io continuo a essere fermo, che ogni volta che faccio il webinar è una prova di forza, perché a volte mi viene l'impulso di voler cliccare e me ne sto fermo, perché ho deciso che fino a gennaio non tocco più il tasto sinistro del click sul buy and sell delle operazioni. Abbiamo qui però delle analisi che io sto seguendo. L'Eurocad ancora non l'ho chiusa, sono a 170 pips con un'operazione e con 90 con una seconda operazione, quindi sono praticamente a mercato ancora su Eurocad e Euro Yen, ancora anche Euro Yen anche 170 pips, e su all'incirca, e su Euro Dollaro sono short. Beh, insomma, Euro Dollaro sta pagando, non occorre dire quanto, perché alla fine sono short da quando ho chiuso i long, quindi per chi è nella chat sa, quando io mi sono girato, non è che mi sono girato delle operazioni sì, ma non ho più fatto altri long, cioè i long per me sono aboliti, perché voglio andare a mettermi flat, e ci sono anche quasi, sull'euro-dollaro. L'euro-dollaro, partiamo da questa analisi qui, un po' per chi non ha seguito da diversi mesi, si trova con questa analisi un po', diciamo, potrebbe anche fare un po' di confusione. Si possono, ok, vedere questi due triangoli, frecce che indicano l'andamento ribassista, e quello che io mi aspetto è questo target qui, quindi ancora sono 400 pips, sono tantissimi, ok? Il primo target, probabilmente il mio target, diciamo, generale di chiusura di tutto è 107.668, poi probabilmente non farò neanche più le analisi perché non mi interessa. Lo scopo di seguire l'Academy non è questo, di seguire la mia operatività così come la faccio io, ma di seguire il perché e il per come io vado a mercato, ok? Quindi una volta che io non vado più a mercato,
e che non mi serve neanche più tenere d'occhio il mercato di come si muove, automaticamente non farò neanche più le analisi. Si tratta di 2 o 3 settimane, permettetemi, ad agosto non sono andato neanche in vacanza, a luglio neanche, cioè, quest'anno le ho saltate, quindi, ma che te ne frega, Paolo, di quello che fai tu. Però anche questo fa parte del trading, insomma, l'anno scorso le ho fatte, quest'anno non le ho fatte, ho altre cose da fare, insomma. Però visto che questo mi prendo questo mese, che poi non è neanche vacanza, ma per chiusura di diverse altre attività che seguo. Allora praticamente ci troviamo con un euro dollaro ribassista. Buongiorno, ben arrivato, vedo ci sei anche tu, buongiorno. Adesso sta entrando tutto adesso. Ciao Giacomo, ben arrivato anche a te. E per quanto riguarda i segnali, dovrebbero essere di nuovo attivi. Mi dai la conferma? Qualcuno mi conferma? Allora, c'è stata una mega update della MetaTrader che ha automaticamente bloccato tutto quanto, perché la MetaTrader ogni tanto fanno delle update di adeguamento all'internet di oggi, quindi a volte tante cose non funzionano più, ma meno male hanno risolto velocissimo. Ciao Ciro, ben arrivato. Ciao Mauro, ben arrivato. Allora, state arrivando tutti adesso, in ritardo. Allora, se mi dai poi la conferma, Giacomo, che i segnali ti arrivano, o qualcuno mi dà la consegna, la conferma che i segnali stanno arrivando nuovamente. Allora, da qui short. Per chiusura distribuzione annuale, da qui. Questo qui è il punto di incrocio della linea della media mobile 65 esponenziale con la media 125. Qui era la chiusura annuale. Adesso si stanno rigirando, o meglio, si sono rigirate le medie a rialzo, però non si sono incrociate. Questo è un minimo di partenza del terzo trimestre. Il terzo trimestre in questo pezzo ribassista ha fatto il suo ritracciamento fino ad arrivare al 50, fino ad arrivare al 38,2, ritornando poi sotto il 50. Quindi probabilmente potrebbe arrivare qui sotto. Grazie Giacomo della conferma. Potrebbero arrivare anche sotto questo minimo qui e quindi per questo il mio target. Come primo target, dicevo prima, si potrebbe pensare al 61,8, quindi 1,0760, mancano ancora 62 pips. Questo potrebbe essere il mio target personale di cui poi mi metto flat e sono fermo. Adesso cercare di portarlo qui nel mese di dicembre, ahimè, c'è anche il rally natalizio, il cosiddetto rally natalizio che quest'anno sembra non aver neanche incominciato, ma neanche l'anno scorso. Io non ho mai creduto a questa cosa che nel dicembre c'è questo rally economico che l'euro sale talmente tanto. Sì, ok, in Europa c'è questa, o meglio, in tutto il mondo c'è l'usanza di fare dei regali, ma mi sa che il giorno d'oggi i regali non hanno più quel valore che possa muovere il mercato così tanto. Quindi il rally natalizio io non lo vado neanche a implementare, è come se fosse un dato macroeconomico che a me non interessa. Quindi target ribassista per questa zona qui, vediamo il grafico un po' più grande. Io da quando ho smesso con i long, 200 pips li ha fatti. Ok, poi volevo vedere con voi di nuovo perché anche il livello di pips dell'Euro CAD, lo guardiamo qui sull'H4, mi pare che era H4. No, andiamo a vedere sul daily. Quindi abbiamo una bella, no, una bella discesa dal massimo, fino adesso sono già 400 pips. Ok? È ritornato dentro al canale. Target potrebbe essere questo. Siamo nel secondo trimestre. Il secondo trimestre è partito e abbiamo un ciclo 1 molto forte che finisce qui. Quindi per l'Euro CAD, per dire che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, il target diventa il 50%. Quindi target per Euro CAD. Adesso ditemi voi una cosa. Abbiamo sempre il problema di quando e come prendere profitto, giusto? Questo è un problema che abbiamo tutti quanti.
Siccome dobbiamo cercare una scusa per chiudere un'operazione, la scusa potrebbe essere un livello di target tipo il 50%, potrebbe essere ho guadagnato abbastanza, chiudo. Nell'intraday guadagnare abbastanza, chiudo è la mia regola, diciamo. Ma nelle posizioni a lungo termine, o comunque nelle posizioni che tengo monitorate, che vorrei fare un po' di più, mi metto dei livelli tipo il 50%. Adesso però andiamo a vedere l'evoluzione dei grafici. Se noi immaginiamo, questa situazione qui, che è il ciclo 1, è un ciclo 1 forte o è un ciclo 1 debole? Benissimo. Allora, cosa mi posso aspettare dal ciclo 2? Con la prima gamba, un nuovo massimo rispetto a questo. Allora, la prima gamba potrebbe essere finita e questa è già la seconda? Non aspetto neanche la risposta. Certo che no, perché se noi andiamo a vedere questo grafico qui, vediamo che qui è un ritracciamento, qui un altro ritracciamento, però poi riparte come un razzo. Quindi l'Eurocat potrebbe adesso finire al 50% e da qui trovare la forza rialzista di ripartire a fare nuovi massimi. Ok? Quindi anche questa è una tecnica. Oggi vi parlerò anche delle micro operazioni. Ok? La prima cosa, Eurocad 50%, 1,46 e 10. Allora, dove mi va a finire qui? Lo sposto qui, 1,46 e 10. Le micro operazioni, adesso vi faccio vedere una cosa. Ok, ce l'ho già. Quindi take profit in macchina, posso anche scrivere in chat. TP in macchina per euro CAD 1,4610. 1,46, 1,46 e 10. Sì, qua tutto bianco, anche stanotte, quindi tra un po' vado fuori a dare una spallata alla neve, mi sa che non mi muovo nemmeno perché è veramente alta oggi. Sta cadendo la neve da una settimana, ma si sta anche fermando perché siamo a meno 6, meno 7, non so, molto freddo. Strano anche che neviga con questa temperatura così fredda. Allora, andiamo avanti. Quindi il target io preferisco per l'Eurocad, così incomincio anche a tirare, diciamo, i remi in barca. Perché non mi fermo al 38 e 2 o comunque al livello più basso che potrebbe essere il 61 e 8 o in questo caso viceversa il 38 e 2 in questa zona, ma mi fermo sul 50%. Allora, la spiegazione ve l'ho già data, sto aspettando un secondo trimestre, non so come sarà il secondo trimestre, quindi potrà scendere e farmi nuovi minimi, quindi in ogni caso chiudo il trade, ma come faccio poi a proseguire? In questo caso io non avrei da proseguire, non ce l'ho e non mi interessa, non lo voglio fare, ma com'è che potrei poi proseguire l'andamento se ho perso lo short? Chi è che me lo sa dire? Allora, prima di io chiudo a 1,4610, ma il prezzo scende e se ne va a 1,45, poi non si ferma e incomincia ad andare a 1,43, quindi mi perderei un 260 pips dell'operazione che comunque sono già a mercato. Come posso fare a rientrare in questa zona? Chi è che me lo sa dire? Nessuno? Perché è una cosa molto importante, perché anche parte del trading avere la pazienza di aspettare per rientrare dopo che abbiamo perso il treno. Diciamo, per riprendere il treno che è passato. Allora, la domanda è, Raffaele, che te la ripeto. Diciamo che io prendo profitto a 1,46 e 10, che è il 50% dell'espansione rialzista. Adesso addirittura vedo che qui c'è un errore. Vediamo, magari ho spostato ancora, vediamo se lo aggiorno di nuovo. Ah, addirittura vedi 1,46 e 10, perfetto, perché è addirittura un po' più basso. 1,46, allora facciamo così.
Non avevo visto che si era spostato il muraggio, meglio, forse non l'ho neanche io messo bene. No, non è che era raffreddato, non sono raffreddato, ho sempre questo problema, la gola. Aggiornamento. Non regaliamo niente, facciamo 1.46, l'ho aggiornato. Ok, allora se io adesso voglio prendere profitto lo farò a 1.46, anzi lo faccio perché ho messo il take profit in macchina, giusto? Quindi ho questa situazione, qui parte il secondo trimestre, mi fa questa salita, il ritracciamento di questa salita si ferma, probabilmente io ho l'idea che si ferma al 50%. Da qui potrà continuare a salire e andare a fare un nuovo massimo. Siccome aspettiamo dalla chiusura del ciclo 1 sul ciclo 2 un nuovo massimo. Quindi questa è ancora la prima gamba e quindi è solo un ritracciamento e riparo. Questa è la mia interpretazione del grafico e quindi preferisco prendere profitto qui, anche perché se prima o poi non prendi profitto, certo che prima o poi inverte il mercato. Okay, potrei proseguire nell'altra direzione, ma prima o poi dovrei prendere profitto. Bene, quindi la scusa è questa da questo punto di vista. Però, cosa succede se non ho ragione e io incasso, che poi già va bene, incasso in questa zona qui, ma il grafico mi fa così, magari si ferma un attimino e poi continua a scendere così, cavolo, ma io ho chiuso qui e mi regalava altri 200 pips. Come faccio a rientrare ribassista visto che il ciclo 2 sta diventando debole perché è andato sotto il 50%, sotto il 38%, in questa zona qui probabilmente si avvicina a questo minimo, il ciclo 2 mi farà un altro minimo rispetto a questo. Questa è la domanda. Come faccio a entrare ribassista dopo che il prezzo ha già continua a scendere? Come faccio a entrare ribassista mentre sta scendendo? Questa è la domanda, Raffaele. Io ho perso il treno. No, non c'entra. Sì, vabbè, certo, queste sono altre dinamiche. Io sto guardando questo grafico daily, la domanda è riposta su questo grafico daily e non sul time frame inferiori. Anche se sui time frame inferiori puoi andare a cercarti un'entrata, ma anche lì diciamo che devi anche lì avere l'idea di entrare ribassista, dove anche sui time frame inferiori hai la stessa dinamica del daily, perché il daily è quello che pilota poi alla fine, perché questa discesa qui da qui a qui è sull'H4 una chiusura, sull'H1 una chiusura e così via. Quindi anche sempre guardando le medie, in alto segnale in croce 65. No. È semplice, semplice. Devi avere pazienza. Ciao Agostino. Allora, ve lo dico io. Allora, il prezzo sta scendendo, non si ferma dove io ho messo il take profit, incomincia a scendere, scendere, scendere. Che si avvicina a questo minimo. Prendere un breakout da qui no, però allora siccome io ho chiuso su questo 50% ed è di un trend di ritracciamento, il ritracciamento non è più un ritracciamento perché comincia a diventare un'inversione, quindi ha invertito il mercato dal trend contro trend, quindi per entrare devo misurare da questa zona qui al punto in cui si fermerà, perché prima o poi si ferma il treno. Ritraccia, in questo caso immaginate che questo è il Fibonacci da qui a qui, ritraccia, questo è il 50%, ritraccia sulla zona del 50%, io da qui entro short perché non mi aspetto più un nuovo massimo, ma mi aspetto la continuazione del trend. Va bene? Vedi che è molto semplice, Raffaele? Giusto? Ma per fare questo, cos'è che io devo fare? Devo aspettare. Ho preso profitto qui a 1,46. Mi mangio le mani, se vuoi dirla così, o meglio, comunque dice, cavolo, ma avessi tenuto un po' di più, ma avessi, 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 non è mai la cosa più genuina. Però
Quindi non pensare niente, aspetto che si ferma. Quando si è fermato, ritracciamento di questo 50% di Fibonacci o 38,2, o come vuoi, per impostare, posso anche cominciare ad entrare sul 38,2 o 61,8, cioè fino al 50% accumulo operazioni short e poi crollo di nuovo. Però per fare questo sul daily magari passano 15 giorni, magari passano 6 giorni, magari passano 18 giorni, quindi avere la pazienza di non fare trading. Ok? Pianificare a priori. Bene, io vi voglio parlare di una cosa. Ma sì, guarda, sempre, vi rendo pubblico anche questa cosa qui, tanto non mi interessa. Allora, prendiamo. Ma sì, sempre. Ah, tanto, cioè, finiamo il discorso, finiamo prima il discorso. Questo l'abbiamo fatto, visto che l'avvocato è questo. Qualcuno bere qualcosa. Abbiamo visto questo. L'Eurocard vanno su terreni inferiori, per esempio, per entrare ribassisti. Io, se io voglio andare a vedere la partenza del daily, vado a vedere qui, è partito il giorno 28-9, 28-9-23, 28-9-23, eccolo qui. Da qui è partito il secondo semestre, quindi questa qui, che vedete qui, la distribuzione H16, anche se un po' sbilenca, diciamo così, è un po'. Non è tanto bellina da vedere, cominciare a segnarla così. 1, questo è Sirio che scrive. Allora. 1, così, e 2. E questo è una Y. Pensiamo che sia questa, poi non so, non mi non è che sto adesso a guardare esattamente. Per il momento la segno così, tanto è ritorno indietro. Interessante Fibonacci. Ma questo qui l'abbiamo già fatto l'altro giorno, Raffaele, nel 2-3 webinar fa. Adesso te lo faccio vedere anche perché l'entrata dell'Eurocard. I video li trovi sempre comunque nel blog o sul. Ok, 1, 2, l'1 finisce qui. Abbiamo qui un ciclo 3, il 4 me lo salta, mi parte qui un ciclo 1, mi fa un ciclo 2 ribassista, abbiamo un ciclo 3 ribassista. Ok, quindi volendo potrei anche tenere oltre l'1,46, però se notate potrebbe essere anche una distribuzione doppia e se guardiamo bene, occhi aperti a tutto, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba, prima, due, tre, quattro. Quindi quando arriva al 1,46, mancano 70 pips, che poi guardate è il 38,2 di questo Fibonacci, e qui potrebbe ripartire, perché mi parte anche la campana gaussiana nuova e quindi mi parte il ciclo 3. E quindi anche qui, già vedendo questo, potrei aspettare sul ciclo 3 che mi riparte un Fibonacci da qui a qui e anche qui sul time frame inferiore cercare il 50% perché poi il ciclo 3 poi diventa ribassista. Ok? Notate come anche sull'H4 abbiamo la stessa cosa del daily, un po' diciamo più visiva ancora nei cicli più stretti. Ok? Bene, per darti una spolverata da quello che ti sei perso, io questo Fibonacci qui l'avevo messo sul massimo dell'espansione magenta, che è questo massimo qui, a questo minimo qui, ok? Notare che io prendo questo minimo qui, che è quello magenta, l'idea era questa, questo punto qui, e cercare poi sul max Gauss del ciclo, questo magenta, su questa zona qui, cercare la fase ribassista. L'abbiamo fatto due, tre appuntamenti fa. Se noti, questa è la prima gamba sul max Gauss
è il 50% di questa espansione. Poi ti dirò di più, qui è lo short, poi sono tutti gli short che ancora sul Nasdaq e sull'Eurocard, quindi non dite che non ho condiviso. In questa zona qui, a questa zona qui, metto questo vibraccio qui, te lo metto bello grosso così lo vedi. Guarda dov'è, 38,2, quindi sempre livelli importanti. Non è arrivato al 50%. Vedo la campana qui sul 50%. Questa è un'idea short. Tocca, ritesta, ritacca. Ok? Vi te l'ho spiegato veloce nel video, uno, due video fa, tre video fa. Lo trovi. Ok? Siamo? Quindi uso molto spesso l'idea di questi segnali, diciamo, di queste indicazioni sull'indicatore. Ok? Bene, quindi ho spiegato sull'Eurocard il perché per entrare short dopo che il prezzo continua a scendere, io aspetterei un ritracciamento. Bene, poi adesso sto andando un po' nei dettagli dell'ultimo pezzo per capire se mi conviene chiudere adesso a meno 70 pips dal target o a ritenere ancora. Vado a vedere un attimino qui. I livelli stanno funzionando. Allora, questa è l'espansione, l'ultima trend. Abbiamo un segnale long qui. Vedete, questo long qui, per esempio, non è neanche da fare, sebbene è un segnale del metodo fascia da lavare qui sopra. Per il momento no, però se abbiamo il 50% che tiene qui in alto, direbbe ok, mi sto di nuovo avvicinando al massimo. Non intraday, ma di breve termine, quindi potrei andare a rompere e ripartire. Questo è anche vero, io non lo farei, tenderei più ad aspettare che mi crolli di nuovo. Quindi lascio correre il mio trade, che poi non è neanche sbagliato lasciarlo correre. L'unica cosa che potrebbe succedere è che se mi parte a rialzo, devo poi aspettare che il 5-3 faccia la sua partenza, mi arrivi in alto e poi ritorni giù. Quindi magari perdo 10-20 giorni e arriva Natale, sono ancora a mercato e l'anno prossimo non posso ripartire flat. Una cosa che ecco vi farò vedere, euro dollaro, andiamo a vederlo tra un po'. Una cosa che vi farò vedere adesso è l'idea di lasciare in un conto piccolo, da un paio di 100 euro, veramente un conto piccolino. A me è capitata per caso questa cosa, ma tanti anni fa, e lascio correre adesso. Ho un rimasuglio di un copy, quindi rimane proprio. Ho chiuso un altro progetto copy, ma abbastanza pesante, ma l'ho chiuso sui long, poco prima dei long, okay? Con un po' di perdita in chiusura, ma nel generale annuale in mega mega positivo. Ok, sono progetti a lungo termine, anche questo me lo sono tolto a gennaio. Vediamo come se o non se ripartire. Vediamo come sono messo, perché potrebbe anche essere che io a gennaio mi debba fermare 1 o 2 mesi, per ho un po' di problemi fisici, diciamo così. Ok, sentite che sono affaticato a parlare. Ho problemi respiratori. Comunque, adesso vediamo. Per il momento, vediamo come mi sistemo. Poi vedremo. O comunque, per tornare a noi, io vi faccio vedere adesso una cosa che io seguo casualmente, perché mi è successo casualmente, di seguire il mercato anche senza guardarlo, ma guardare soltanto quello che mi rimane aperto. Io vi faccio vedere una cosa. Allora, prendiamo questo come esempio, non andate adesso a vedere. Ok? Queste qui sono tre operazioni, tre mini operazioni, micro operazioni. Se notate, questa operazione qui del 2,11, ok? È uno short del 2,11. Adesso non so se questa operazione è condivisa in chat o non è condivisa in chat, non lo so perché questo non è il conto che utilizzo. Andiamo a vedere 2,11. Vabbè, ci mette un po' troppo andare a vedere 2. No, vabbè, 2,11 potrei anche andare a vedere. Non penso che sia condivisa comunque. Allora, 2,11, andiamo a vedere se è condivisa a caso. 2,11, sono curioso. 2,11. Un attimino, dai.
2,11. Mi è capitato anche di avere operazioni aperte 6 mesi, 8 mesi. Comunque, andiamo a vedere questo. Tanto la cosa che non mi interessa far vedere niente di, eccetera, non mi preoccupo assolutamente di chi guarda un video mio e dice: ah, ma guarda questo, ah, ma guarda cosa fa, non mi interessa. Quindi proseguo nella mia strada e va bene così. Allora, 2,11 cos'era? Euro-dollaro. Orario 13:31, quindi 14:31. 14:31 abbiamo detto, quindi allora 1:07:33, 1:06:26, quindi lo so, 2:11 abbiamo detto, no? 2:11 sarebbe, no, sicuramente non l'ho condivisa perché non è questo il conto. 060, 79, 63, abbiamo detto 38, 63, 38, non c'è. Allora no, non è un'operazione che avevo condiviso. 62, 63. No, non l'avevo condiviso, il 2,11 non l'avevo condivisa. Quindi non è questa l'operazione che avevo condiviso nella Chat Academy, ok? Soltanto, mi sembrava strano che avessi condiviso in questo conto. Se notate, questa operazione qui aperta del 2 novembre del 2023, quindi più o meno adesso un mese che è aperta, è in perdita di 35 euro. Un'operazione a 0,2, quindi sono 170 pips di perdita. Ok? Poi abbiamo un'altra del 20,11 aperta a 1,09, quindi più in alto ancora, che sta guadagnando 25 pips, che è un'operazione a 0,3, poi una 0,2. Ho fatto l'esempio con questo conto, ne ho uno ancora più piccolino, poi vi faccio vedere, ne ho ancora uno ancora più piccolino. Se io posso gestire un'operatività così, chiaro, piccolina, per mantenere, diciamo, le micro operazioni che mi danno un'indicazione di quando un'operazione incomincia ad andare in positivo. Okay? Quando un'operazione incomincia ad andare in positivo, vuol dire che io sto partecipando, prendo parte ad un trend ribassista che si è diciamo si è avverato, se comunque si è l'evoluzione ha dato sì che è diventato ribassista, un trend di cui comunque sono in perdita di 17 di 170 pips, ok? Questi 170 pips se li rimangia, tornerei ribassista, ok? Quindi se io vedo che questa operazione qui incomincia ad andare a zero, posso andare nel mio conto di 3D intraday e sfruttare il trend ribassista. Quindi guardo le micro operazioni, qui ne ho un altro. Aspetta un attimo, vediamo se. Questo è anche un altro micro conto che ho chiuso e ho utilizzato così. L'ultima operazione. Micro conti, guardate, anche questo. Eurocard, che questo ho messo il take profit adesso, è una micro operazione di un ultimo rimasuglio di un copy, margine ok, va bene, lasciamo stare, questo è in positivo, questo è in positivo, questo è in positivo. Perché non le chiudi? Non le chiudo perché sono collegate ad altri conti, no? Però, per dirvene una, se io tengo monitorato un'operazione che è aperta, che era data in negativo, io posso monitorare con un conto piccolino, diciamo come mandare il soldato all'avanscoperta, ok? Sta andando a guardare che cosa sta succedendo. Quello che magari do per disperso, quel soldato che io ho mandato in avanti, che lo do per disperso, cavolo, dal 2 novembre ho perso un soldato, dove è andato a finire, ok? Prima o poi quel soldato lì è l'operazione che ricomincia a respirare, ad andare in positivo. Dai, il positivo, dice, ah, ok, il soldato sta tornando, ok? Ritorna quel soldato. Allora io posso andare a vedere, per esempio, sull'euro-dollaro dove sono messo con le mie operazioni, o meglio, dove posso andare a operare nuovamente, e dico, ok, sta facendo questa discesa qui, come sono messo sull'H4, siamo nel ciclo 4, posso cominciare a farmi delle operazioni short, sono sotto la media 48, sono sotto la media 12, sono sul 38 e il 50% di Fibonacci delle ultime operazioni, sono ribassista, posso andarmi a fare la situazione short, ok? Su H1 idem,
Non è partito un ciclo 1. Guardate, adesso sto facendo questa candela così rialzista. Guardate che bella che è questa. Allora, io ho fatto partire qui ieri il ciclo 1. Prima gamma, seconda gamma, diventa un po' stretto, si ferma qui. Dal doppio minimo cerca di ripartire. Se notate, il minimo di Gauss, e quindi regolare sempre cercare questa zona qui, insomma, siamo giallo così si vede bene, quello precedente è questo. Quindi per il momento ho una X e un 1. Posso indicare che questa X è un ciclo che finisce qui. Un po' strano perché mi fa un 4S doppio, cioè insomma non è tanto chiaro. Quindi lascio qui, prezzo che sale, ritorna sopra la 12, sfiora la 48, diventa ribassista, cerca di ripartire adesso, quindi è toccato già il pivot. Secondo me la giornata oggi si conclude ribassista tornando sotto questo minimo. Quindi la distribuzione è partita con un ciclo 1 un po' strano, corto a fine corsa, oppure è una X che continua fino a qui, può anche esserci, e il minimo di Gauss è questo qui dove sono io adesso. Quindi un doppio minimo di Gauss. Per farvi l'idea contraria, secondo minimo, quindi in questa zona qui normalmente qui sotto non ci devi andare ed è ritornato qui. Ma che zona è questa? È una zona di pullback, ok? In zona di pullback vediamo bene qui questo massimo qui, queste zone qui, il massimo è questo. Espansione potrebbe essere questa, potrebbe essere anche questa, eccola qui, guardate, massimo, massimo, minimo. Ok. Va. Indicare anche questa zona qui, che è meglio prendere sempre questo, questo e questo. Quindi per indicare l'entrata ribassista, il canale te la indica. Se arrivi qui in alto potresti rompere il ribassista. Siamo in una partenza di una distribuzione, quindi se arrivi qui non è lo short da fare, ma è il long perché sta partendo una distribuzione. Però se poi ritorni abbiamo la nostra forca di pitch già programmata per le zone ribassiste. Quindi in questo caso io non faccio i long. Comunque non faccio più operazioni né short né long, questo è l'ultimo che faccio. Io cercherei la fase ribassista perché comunque il trend, notate, partito qui il trend è ribassista. Quindi non è che mi vado adesso a pensare ad una fase rialzista. La fase di pullback del doppio minimo di Gauss è questa, quindi siamo anche fermi sulla zona di pullback. Se poi voglio ancora mettere un Fibonacci da questo minimo qui all'ultima espansione completa, potrei indicare che vedete il 61,8 è questo, il 50% è questo, il 50% ha già fatto la sua respinta, anche se lo misuro su un minimo che prima non c'era, ok? Quindi equivale. Vado avanti, posso anche cercare di capire se l'ultima espansione era questa, ok? Per capire dove sono, guardate 76,4, dove è già risposto, ok? Me lo sposto ancora su questa più fresca ancora. Vado a vedere 61,8 esattamente dove è il pivot, e se me lo sposto ancora su questa, per esempio, vado a vedere qui non è che coincidono più di tanto, vado a stringere proprio nell'ultima che è questa, ok? Vado a vedere 50% 61,8, quindi potrebbe ancora crollare nell'ultima espansione. A tenuta di un'operazione che ti va in perdita anche di 400 pips su un conto che hai un micro lotto, quindi non ti dà neanche fastidio perdere quei 200 euro, 100 euro, 300 euro che hai sul conto. Puoi utilizzarla però come aver mandato un
tuo soldato all'avanscoperta, ok? Vediamo cosa fa. Ok? A me è successo che con conti piccoli da 200-300 euro, a un certo punto mi trovavo anche 1000 euro sul conto, e cavolo, ho fatto il 100% su un conto piccolissimo. Okay? Probabilmente sarà ribassista, ma farà un ritracciamento che si può usare come entry. Bravo Mauro, ma cosa cambia? Cioè, l'idea tua è giusta, assolutamente, ma non tutti la pensano come te e pensano probabilmente sarà ribassista, ma farà un ritracciamento che si può usare come entry. Nel momento in cui hai già fatto questo ragionamento qui, se tu aspetti che il prezzo salga per venderlo da più in alto, ti viene automaticamente, o meglio, viene a tanti l'automatico, dirà: ok, ma allora prima di vendere cosa faccio? Faccio un piccolo long, poi vediamo. Ok, quello è l'errore più grande che esiste, perché tanto entro, poi prendo profitto, esco subito. E già sei fregato, perché sei entrato contro il trend, magari stavi anche guadagnando 12, 13, 14 pips, volevi chiudere, ma forse sale ancora, no, sac, ti fa un candelone lungo ribassista, e ti fermi con un long in un trend ribassista. Quindi io a volte, quando faccio solo long, faccio solo short, è proprio perché evito questi disastri di entrare contro il trend solo per andarmi a prendere un piccolo ritracciamento. Questo è il problema, che si cerca di fare un long in un trend ribassista. Perfetto. Ok, poi mi faccio un minuto. Allora, anche qui io vedo questa salita qui. Che cos'è sul minuto? Questa. Sul minimo di ieri sta partendo. Oh, guardate com'è molto carino da vedere ancora un'altra situazione. Prendiamo l'ultimo, che è questo. Da questo minimo qui mi parte. Questo è il minimo di Gauss. Ok? Quindi è partito qui qualcosa. Mettiamo il grafico più grande. Stiamo cercando il max Gauss. Ok? Abbiamo qui il ciclo 1, mi dura 67 candele, è finito qui, esattamente su questo minimo qua, quindi il minimo precedente. Vedete che i cicli sono il toccasana, i cicli sono la bussola, sono l'orientamento, sono la punteggiatura, sono la lettura del grafico. Ok, 1, il 2 mi fa, sta facendo un nuovo massimo, 1. La distribuzione è rialzista, 1, ok? Abbiamo il ciclo 2 che è partito qui, adesso sta facendo la prima gamba, eccola qui. Zac, ha già fatto la seconda, quindi questo qui è il mezzo ciclo che sta salendo. Ciclo tratteggiato. Quindi anche qui, con lo schema trading, io vi posso già indicare una zona di entrata. Sul ciclo 2 abbiamo 1, schema trading 2, la zona di entry. E queste qui sono cose che abbiamo già fatto nell'intraday. Eccola. Questa dovrebbe essere la zona di entrata, perché poi il ciclo si dovrebbe fermare qui. Andiamo a vedere cosa dice la distanza di un ciclo 1. Questo minimo qui. Sac. Uno e due. Vedete che il ciclo 1 qui è più lungo. Posso guardare questa cosa qui, accorciarmi un attimino, ma va bene così. Quindi ho ancora tutto il tempo per chiusura. Indicatore a fine corsa, spike, gratta e vinci. Ok? Notate come, seguendo alla lettera il grafico, ho trovato anche un gratta e vinci. Questo è uno short con uno stop loss di 2 pips. Chiaro, ti entri, è proprio un tentativo di entrare dai massimi. Vedete l'indicatore a fine corsa? Ok,
Posso anche aspettare un paio di candelini di capire come si muove su queste zone qui per poi entrare short. Ok? Ma questo è sul minuto, quindi sto entrando short comunque in una direzionalità data da un time frame superiore, o meglio da un time frame superiore, o meglio da un time frame superiore. Cosa vuol dire? Che se comunque entro sul minuto, entrerei ribassista. Se mi scappa quel soldato lì, è molto probabile che il soldato a lama scoperta sia dopo poco nella zona positiva, quindi va in positivo il trade, perché ho scelto di fare un'operatività direzionale basandomi sì sul minuto, ma sapendo nel mio cervellino che sul daily o sull'H4 o sull'H1 le direzionalità sono ribassiste. Non faccio trading, no, non sto facendo trading, non l'ho fatto. Lo faccio. Vedete? Va bene, dai, insomma. No, non sono. Oh, ce ne sono di tre da più bravi di me, ce ne sono tantissimi. Molti di più. Io questa operazione qui magari l'avrei anche fatta, adesso non lo so proprio. Adesso ho il modus operandi proprio che non tocco più niente, non tocco niente, però per indicarvi che per esempio per fare questo gratta e vinci qua io avrei aspettato anche un paio di candeline a un minuto, l'ho anche detto. Poi se vogliamo vedere la distanza di un ciclo 1, ricordiamoci che siamo sì sul max, sulla zona del max caos, ma non l'ha ancora cercato, e volendo il ciclo 2 finirebbe qui e non qui, quindi soltanto perché abbiamo qui un doppio segnale non vuol dire niente sul minuto. Okay? Sono le 10 e 3 minuti, quindi l'orario mi indica che comunque ho fatto anche l'effetto palloncino. Se non l'avevo neanche guardato perché siccome non clicco non mi interessa, ha fatto l'effetto palloncino rialzista, quindi per entrare adesso dovrei entrare sul terzo minuto che è questa è la zona. Guardate, questa sarebbe la zona di entrata con lo stop loss di quant'è? 5 pips. Ok? Quindi anche questo, anche se non sono operativo, mi ho fatto vedere anche questa operazione che potrebbe essere stata un'operazione vincente con molta probabilità. Ma siamo sul minuto, quindi potrebbe anche adesso farmi un'altra candela lunga, andare a prendere lo stop loss, ripartire dopo tra 10, 15 minuti, 12 minuti, lo troviamo qui in alto di nuovo e da qui crolla. Quindi tante volte, sto cominciando a mettere anche i segnali, ricordo sempre che l'indicatore era a fine corsa quando l'ho detto io. Vedete che la fine corsa ha dato il suo espansione, adesso non so dove deve arrivare. Okay? Siamo sulla prima, seconda, terza, quarta gamma, quindi sto facendo la quarta gamma dell'indicatore, che sul minuto può anche farmi un doppio segnale, oppure comunque l'indicatore non è che sia precisissimo, perché essendo veloce può farmi anche il 4S, a volte lo salta, molto spesso. Va bene? Esci, ti ho scritto l'altro giorno su Skype, vediamo se mi hai anche risposto. Sì, non mi hai risposto, se sei così gentile a rispondermi almeno su Skype, così sono convinto che hai preso atto di quello che ti ho scritto, se sei così gentile. Ok, perfetto, andiamo avanti. Benissimo. Adesso sto qui, anche se non ho fatto il trade, me lo guardo perché mi interessa veramente sapere. Ricordiamoci che sull'H1 siamo sull'open price, quindi effetto palloncino doppio, spike superiore più lunga di quella sottostante. Questo è un ops di William, si potrebbe cominciare anche a pensare a questa zona qui, a questa zona qui, i livelli di Fibonacci, se ha senso vederli, e sotto il 50% dovrebbe crollare di nuovo. Ok? Poi vedete che velocità che ha fatto, con che velocità. 10.06. Un attimino, voglio vedere quando finisce, perché sta per finire. Il problema, o meglio, il continuare a cercare è questo, che io questo ritracciamento qui
questa chiusura qui potrebbe essere un ritracciamento del trend rialzista. Quindi quando l'indicatore incomincia a diventare anche sulla zona, chiamiamola ipervenduto, e si sta già girando, pensa, sta già girando sebbene le candele sono basse, si sta già girando. Quindi non lo so, abbiamo ancora questo livello qui per chiusura temporale del ciclo 2, 33, ma in generale nel ciclo 1 è durato molto di più, prende un po' di 50 pips, quindi 50 candele, quindi ancora ho tempo per pensare alla chiusura. Ok? Comunque il livello di short era questo, temporale. Va bene, lasciamo andare. Ragazzi, ragazzi, io vi ho fatto vedere un paio di cosettine, ho fatto vedere anche se non è proprio entrare nella dinamica del pensiero delle micro operazioni, o meglio, avere un conto piccolino da 50, da 100 euro, 50 euro mi sembra un po' misero. Perché potrebbe essere anche, e in questo caso qui, questo conto qui era un rimasuglio, vi faccio vedere proprio di nuovo, io parlavo di 50 euro, qui sono 44 euro, sono già 90, no? Sono 46, quindi questa qui supera addirittura il saldo del conto, per farvene una, no? Ma, no, non è un conto panino, Sirio, non è un conto, l'ho spiegato, è il conto, può essere anche il conto panino, come esempio comunque. Della teoria, o meglio, della strategia che usa Sirio con il suo conto panino, che poi rimane in testa il conto panino. Se io uso un conto piccolo, a volte per mandare all'avanscoperta il mio soldatino, può essere un long o uno short di euro yen, per esempio, se quel soldatino lì sparisce a meno 35 euro, vuol dire che è sotto con un microlotto di 350 pips. Quando quel soldatino lì incomincia ad essere a meno 2-3 euro, dico, ah cavolo, si sta avvicinando a meno 20 pips, quindi si sta avvicinando alla zona di quando ho aperto un mese e mezzo fa, vuol dire che il 30 adesso è ribassista, adesso io mi metto assieme a lui con logicamente un altro conto dove posso utilizzare lotti su lotti e faccio in una giornata 2-3 mila euro, perché o 1000 euro o 500 euro, quello che sarà. Perché seguo comunque la direzione che mi ha indicato quel soldatino che avevo spedito il mese scorso, ma era sparito per poi ritornare. Ok? Euro yen, sì, va bene assolutamente. Togliamo sta roba qua, tanto non ci interessa più. Euro yen, io ancora no. Ah sì, perché hai visto che c'è l'euro yen, c'è ancora attivo, no? Allora, attivo solo. Eurocad, che bella, sempre con questa. Beh, per esempio, l'Eurocad sul 5 minuti, in questa zona qui, è partita la distribuzione a 5 minuti. È partita, si vede benissimo il giallo che gira. Allora, l'euro yen, dov'è? Chiudiamo in bellezza con l'euro yen. L'analisi euro yen. È questa. Basta. Non devo aggiungere altro. No, Sirio? Allora, dell'euro yen io ho. Ecco qui nel conto, in questo conto c'è anche un euro yen 3011, per esempio. Ok? Il 3011 è anche una operazione abbastanza fresca. Non l'ho condivisa, ho condiviso questo short 3011. No, 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 perché ho smesso a dicembre. Non so se l'ho condivisa, adesso vado a vedere, ma mi par di no. 3011. No, 3011 è novembre, non è ottobre. Un attimo, solo che vado a vedere. Qui si fa vedere l'ultimo. No, sicuramente non l'ho condiviso perché sono fermo e resta invariato 3011. No, perché mi sono. No, non l'ho condivisa. Dal 24 non ho più fatto niente. No, 20 3011 non l'ho condivisa. Ok, è rimasta lì 3011 1511 3011, vedete che è questa. Chissà che l'ho fatta.
guardando, 15,54. Ma non lo so, uguale, non importa. Allora, l'euro yen, dal punto di vista daily, abbiamo le onde di Elliott classiche, punto 0, 1, 2, 3, 4, e il punto 5, che è dal punto di vista il punto superiore più alto che esiste nella teoria di onde di Elliott classiche, questo qui standard, diciamo. Quindi siamo anche nel terzo trimestre, quindi potrebbe essere questo il massimo assoluto della distribuzione annuale. Quindi questa cosa qui è da segnare, questo è il massimo assoluto della distribuzione annuale. La distribuzione annuale è partita qui, ok? Andiamo a vedere se ho ragione. Togliamo questo, vedete che è il punto più basso che trovo, quest'altro, quindi questo è il punto più basso, da qui parte la distribuzione annuale, mi fa il primo ciclo, mi fa il secondo ciclo, mi sta facendo il terzo ciclo, quindi in questa cosa qui io sono nel max Gauss probabilmente del ciclo 3, che è anche giusto che sia, abbiamo constatato tante volte che il max Gauss lo troviamo molto spesso sul ciclo 3. Okay? A cavallo tra il 2 e il 3. Il 2 è difficile trovare max sul 2 perché se il 2 è rialzista, magari il 3 diventa, diciamo che la prima fase, la prima gamba è anche rialzista per poi piegare e diventare ribassista. Quindi abbiamo qui 1,5 che è il massimo del ciclo 3, okay? Parte, incomincia a diventare ribassista, okay? Per questo l'idea è di andare adesso a fare il punto A, punto B. E punto C. Quindi se uniamo i puntini come un giochetto avremo qui il ciclo 3, quindi 1 2 3 A B C 4 3 4. Adesso li ho disegnati così, quindi mi aspetto un 3, poi mi aspetto un 4. Ok, Mauro, per l'euro yen. Poi 4 ore, 1, 2, 3 e 4. Sta terminando, infatti guarda dove si è fermato. Sta terminando. Forse si è spostato questo. Uguale, sono tutti un po' spostati quei cicli, i canali, uguale, non importa. Qui abbiamo un ciclo. Abbiamo un ciclo 1, un ciclo 2, un ciclo 3, un po' strani. Io ho fatto finire il 2 su questo minimo qua, ok? Quindi mi sono orientato da questa zona qui, 1, 2, 3 e 4. Quindi questo è il minimo assoluto. Quindi qui è il ciclo 2, qui abbiamo l'1 e il 2, 3 e 4. Quindi il 3 finisce logicamente qui, su questo minimo qui, e questo è il 4 che è diventato ribassista. Quindi su questa zona qui è già una zona di take profit perché potrebbe girarsi in qualsiasi momento, ok? Per dirvene una, però siccome è posizione a lungo termine, per il momento non vedo neanche il motivo di chiudere, siccome è salito veramente tantissimo l'euro yen, adesso incomincia a fare il dispettoso e incomincia a girarsi. Siamo a fine anno. Immaginate, o meglio, entrate nell'ottica dell'investitore che istituzionale che è a mercato da qui e si è visto guadagnare 1000 pips, ok, con te 2000 e adesso non ci vedo 2500 pips, ok, e adesso incomincia a scendere, dice, cavolo, mi sto perdendo 500 pips, cosa succede? Prenderanno profitto, ok, dei long si prende profitto. Cosa succede prendendo profitto dei long? L'operazione che manca nel long diventa automaticamente uno short, quindi crolla. Okay? Quindi sta per crollare come se fosse una bolla finanziaria che sta scoppiando, quindi non vado neanche più a mettermi long, non cercherò più i long, anche se sono dei pivot scoperti, non mi interessa niente. Okay? Quindi dal punto di vista del trading sull'euro yen, io probabilmente anche l'anno prossimo cercherò solo posizioni short. Ok?
abbiamo il pivot scoperto, lasciamolo correre, sono in zona di pullback, probabilmente arriverà a toccare questo pivot per poi scappare. Visto che stiamo parlando di pivot scoperti, l'ultimo che andiamo a vedere, poi vi lascio, sulla teoria dei punti di pivot, guardate, i punti di pivot, quando io ho condiviso, la condivido spesso questa cosa, ma guardate, questa cosa qui è i gradini, questo adesso rimane scoperto, ma secondo me è già toccato. Piace questo giochino, Raffaele? Non sono a tema, basta portarlo avanti e indica che il pivot del giorno lo sai il giorno prima, perché ti ho detto un calcolo con quel ferro, che sapendo il giorno prima dove vanno a finire i pivot, puoi pensare che sui ritracciamenti lo scalino poi diventa ribassista perché viene venduto dal pivot. Questo qui non so se è doppio, voglio vedere. Opla. No, è un pivot solo, allora l'ha messo solo sbagliato. Lo copiamo, lo mettiamo fatto. Dai. Ok? Quindi vediamo benissimo come su questa fase qui rialzista sono dei gradini rialzisti, da qui incomincia a diventare ribassista. Questo non c'entra niente. È andato a finire così, cancelliamo. È andato a finire così. 1, 2, 3. Il pivot di ieri era questo. Adesso vediamo come il pivot di ieri già testato comunque. Il pivot di oggi è questo qui. Lo segniamo pure, copiamo questo, vediamo se lo faccio copiare da qui. È già stato testato. Notate come 1, 2, 3, 4 pivot già ribassisti. Quindi la giornata per avere un pivot ribassista devo avere il prezzo che mi chiude ribassista. Quindi se adesso la candela di oggi è stata stare, fa così, poi torna giù, comincia a scendere, il pivot di domani sarà qui. E quindi continua a essere uno scalino di ribassista. Quindi da queste zone qui dove tocca il pivot è da vendere, da vendere, da vendere. Ci siamo? Scusatemi, perfetto, benissimo. Anche per oggi è andata. Vi auguro una buona partita. Quindi, quando se ne vedo due pivot quasi allineati, potenzialmente bene. Sì, certo, bravo. Scusatemi. Allora, l'incertezza riportata in un grafico è la lateralità, perché ci sono contrattazioni long, contrattazioni short, contrattazioni long, contrattazioni short, quindi il prezzo si ferma bene o male nella stessa zona. Quindi, però, scusate, avere qui da questa zona qui un pivot è un pivot praticamente nella stessa zona, vuol dire che in questa giornata qui il prezzo era partito qui, ha fatto questa zona qui. Se notate, poi tornando in chiusura qui. Scusatemi, non riesco a fermarli. È impossibile fermare uno starnuto. Ok, quindi in questa zona qui rimane il prezzo di una giornata che parte a rialzo, chiude di basso, fine, si fa la fase di ribassista e torna su, laterale. Il giorno dopo mi trovo il pivot nella stessa zona, ho la zona di lateralità, canale di orientamento, come lo chiamo io, quindi in questa zona qui pivot sono doppi, arrivi qui sul breakout, short. Poi incomincia la scalinata, pivot, 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 quindi zac, 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 zac. Quindi inutile cercare adesso di prendersi un'operazione long su un trend ribassista. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente giovedì mattina. Ripeto ancora a tanti che ancora non hanno capito: sono fermo, non tocco niente, cioè non condivido più niente. Ho questo short dell'euro yen, non so perché ce l'ho qui.
Siccome è un conto condiviso con Alessandro, vuole dire che magari forse ha fatto lui. Beh, cioè, siccome è un'operazione singola e non ci sono altri euro, non lo so. Beh, non so, uguale, non importa, sono i conti, micro conti. Ok, grazie a tutti della partecipazione, ci si sente giovedì mattina. Grazie a tutti, ciao.